tutti ragazzuoli e benvenuti in un nuovissimo video. Oggi sono in compagnia di mio fratello. Ciao a tutti. Però stavolta i ruoli si invertiranno, cioè io farò da assistente e lui sarà lo chef della situazione. Bene, oggi faremo... anzi, presentalo tu. Oggi faremo il tiramisù. Potrebbe essere una ricetta semplice, però in realtà molte persone non sanno comunque che dose utilizzare, soprattutto per la crema. Esatto, e poi ci vuole ovviamente un po' di classe. Esatto. Gli ingredienti saranno mascarpone, Mascarpone, il caffè naturalmente, che non può mancare. Ok, abbiamo fatto vedere che siamo degli spacciatori di mascarpone. esatto. Poi il Spostiamo. caffè. Facciamo vedere il nostro bellissimo caffè. Vediamo se cascano tutte cose. Alziamo. Ok. Perfetto. Caffè. Caffè. Mi raccomando, il caffè deve essere sì zuccherato, ma non troppo. Infatti, l'amarezza del caffè farà in modo che ci sia un contrasto tra la dolcezza della crema e appunto l'amarezza del caffè nel nostro tiramisù. Un cucchiaio che serve sempre. Il cacao in polvere che servirà solamente come decorazione, infatti non verrà utilizzato nella ricetta. Non possono mancare che i savoiardi. Mi raccomando, state attenti a che savoiardi comprate. Cercate questi qui che sono più chiari, perché è capitato in passato di comprare altre marche. Sono dei savoiardi alcune volte molto scuri e poco belli da vedere, quindi anche nella composizione del piatto un pochettino Quindi perde. state attenti. L'ingrediente principale Saranno Uno degli ingredienti principali saranno le? Le uova. Ebbene sì, le uova. Infatti le uova saranno la parte insieme al mascarpone predominante della nostra crema. C'è anche nella ricetta ci sarà anche lo zucchero. Ora una taglia da 12 porzioni, non facciamo pubblicità. Stiamo utilizzando poco mascarpone, solo 1,750 kg di mascarpone. Le dosi per la crema sono queste: ogni 250 g di mascarpone ci vorranno due uova, ma non intere. Infatti, un uovo sarà intero e un uovo sarà solamente il rosso, quindi il tuorlo. Ogni 250 g di mascarpone, quindi ci saranno questo, chiamiamolo uovo e mezzo. Poi ci saranno due cucchiai di zucchero. Sì, essenzialmente questo. Quindi chi vuole meno zuccherata la crema può comodamente abbassare la dose di Ok. zucchero. Iniziamo la preparazione della crema. Quindi separiamo i rossi dai bianchi. Quindi il risultato sarà che avremo qua 7 bianchi e qua invece 14 rossi. Ok. Allora, iniziamo montando i bianchi ben fermi. Allora, nel caso in cui non vi si montassero, potete benissimo aggiungere un pizzico di sale per permettere appunto all'uovo di gonfiare di più. Ok, l'uovo, come vedete, è ben fermo, infatti anche se lo metto così non succede niente. Il bianco. Non ho avuto bisogno del pizzico di sale. Mettiamo a riposare in frigo un attimo il bianco d'uovo in modo che non smonti. Dopo aver posato il bianco nel frigo, iniziamo con lo sbattere i rossi d'uovo insieme allo zucchero. Quindi abbiamo messo 14 rossi, quindi dobbiamo mettere anche 14 cucchiai di zucchero. Quindi per ogni tuorlo un cucchiaio di zucchero. Ok, sbattiamo il tutto. Una volta sbattuto l'uovo il rosso con lo zucchero, abbiamo un composto di questo colore, quindi non fermatevi subito perché deve diventare mo molto più chiaro il tuorlo. E iniziamo con l'aggiungere il mascarpone, che la mia assistente mi aiuterà ad aprire. Mio fratello mi ha macchiato, Sì, diamo la scusa a me. Ok, possiamo frullare il mascarpone con i rossi. Iniziamo piano ad amalgamarli in quanto potrebbero volare tutte cose. ok.
Che spiegazione ottima. Una volta unito il mascarpone ai rossi avrete un composto di questo colore, di questa consistenza. Sembrerà alla vista come panna montata, in realtà non lo è. Ora inizieremo a prendere i bianchi che abbiamo messo prima in frigorifero, quindi assistente. Ok. Quindi aggiungiamo i rossi e i bianchi al nostro composto. Mi raccomando, in questa fase non siate troppo bruschi nel miscelare gli ingredienti, in quanto potrebbero smontarsi i bianchi. Quindi miscelate il composto dall'alto verso il basso. Mentre che io preparo le cose per comporre il nostro tiramisù, la mia assistente continuerà ad amalgamare bene gli ingredienti. Quindi questo sarà il risultato. Ok, possiamo ora montare il nostro tiramisù prendendo quindi la teglia, il caffè e i savoiardi. Come vedete sto utilizzando un guanto per essere comunque più pulito, in quanto dovremmo immergere i savoiardi nel caffè e creare il primo strato di savoiardi, successivamente crema, di nuovo savoiardi e di nuovo crema. Allora uno prendiamo i savoiardi e immergiamoli quel che basta per farli inzuppare, quindi pochissimo proprio. Ah, mi sono scordato di dire che il caffè non sarà solo appunto caffè, infatti deve essere diluito con un pochettino di acqua. Abbiamo fatto il primo strato omogeneo di savoiardi e il primo strato di crema. Passiamo ora al nuovo strato di savoiardi. Ok, abbiamo finito l'altro strato di savoiardi. Quindi evitate di lasciare spazi tra un savoiardi e l'altro, in modo che non ci siano parti con troppa crema. E ora passiamo con l'ultimo strato di crema. Invece di utilizzare la saga Bosch, noi utilizziamo un metodo alternativo, ovvero dopo aver fatto uno strato, come vedete, di crema, è bella pesante questa tiramisù, utilizziamo questa spatola speciale per fare delle onde appunto sul nostro tiramisù. Come vedete, appunto ci sono delle onde, che ora magari si vedono poco, però quando faremo la spolverata di cacao si vedranno molto di più e daranno un effetto scenografico al nostro tiramisù. E spolverizziamo. Il risultato sarà questo. Come vedete ora le linee sono più marcate. Ora lasciamo riposare in frigo il nostro tiramisù e vedremo che piano piano la crema che c'è nell'ultimo strato farà bagnare il cacao, che quindi evita di appunto di svolazzare quando utilizziamo la torta. Inoltre darà un effetto più lucido al nostro tiramisù. Bene, sì. Noi questo dolce lo useremo per il compleanno di nostro nonno. Infatti volevamo augurare al nostro nonno. Tanti auguri nonno. Tanti auguri. Se stai guardando questo video, se lo vedrai mai, ti voglio tanto bene. E tra l'altro lo vedrà perché abbiamo nostra nonna su Facebook. Esatto, quindi nonna, yeah, ciao nonna! Metti un pollice in su! Perfetto, grazie ragazzi per aver visto questo video. Ovviamente è una novità perché mio fratello ha fatto la ricetta, io ho soltanto guardato praticamente. Su richiesta esplicita di nostra nonna. Sì, perché mia nonna appunto preferisce molto di più il tiramisù di mio fratello. Perché io preferisco usare la panna perché mi piace di più, sono molto golosa. Quindi se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su, iscrivetevi sul mio canale. Vi ricordo che ancora c'è in corso il contest di delle carte Pokémon, il codice. Quindi se volete partecipare potete benissimo farlo. Avete però poco tempo, quindi... In ogni caso troverete tutti i link in descrizione anche del video contest. Esatto. Quindi iscrivetevi al mio canale e... Ciao a tutti ragazzi!